qualche settimana fa ci hai detto: io non so cosa ho fatto, perché abbiamo girato tanto e non so cosa andrà in onda. Com'è stato rivederti? Bello, questa è la televisione del futuro, mi sembra. Lo dico da spettatore di X Factor, di altri programmi qui di Sky, insomma, è bellissimo tutto, le luci, la scenografia. Nell'audition era un pochino meno imponente di questo, ma comunque avevamo tre registi, avevamo tre unità, insomma, era una cosa. Io ho fatto televisione per tanti anni, ma così non l'avevo mai vista. Il mio timore, come dici tu, era quello di, avete dato un dato che mi aveva impressionato. Rispetto alle 7 puntate che abbiamo visto fino ad oggi, avevate 2700 ore di girato per 10 ore e mezza di montato, un'ora e mezza per 7. E questo mi spaventava, dico, chissà cosa. E invece sono stato contento, ovviamente anche triste, perché le cose più belle me le hanno tagliate. Per esempio, queste immagini non l'avete mai vista. Io ho fatto metà dell'audition con questo. Grazie a Dio. No, scherzo. Quindi domani sarà una bella sintesi, che è quella che io auspico nel mio percorso artistico, di avere tutti questi mezzi, questa preparazione imponente, importante e approfondita, ma con un po' di, io chiamo cialtroneria fatta bene, cioè la nostra, cioè non ci potete tagliare un cazzo, questo è il concetto, domani saremo dal vivo, quindi ho già 2 o 3 perle che non saranno tagliate. Penso, non è possibile. Ci siamo, è veramente in diretta. Ti dà poi la bocca, Claudio. Sarò il vostro Morgan. No, poi mi dicono gli autori, mi raccomando, i tempi, sì. Vabbè. Comunque ribadisco una cosa che avevo già detto prima delle audition. Continuiamo in questi giorni a fare riunioni, lavori, una Skype con lei l'altro giorno, importantissime. Che durano tanto, ore. Ieri siamo stati fino alle 8 di sera per dirci: non possiamo dirvi niente, non chiedeteci cosa, cioè noi continuiamo, e questa è una cosa che non è stata capita neanche tanto, non da voi giornalisti, che poi non capito cazzo, no, ma dico, ma soprattutto da mio figlio, per esempio, io ve lo giuro sulla testa di Luciana, che noi non abbiamo mai visto niente, cioè noi non abbiamo, e tuttora continuiamo a non vedere niente di quello che faranno, quindi perché dicono che dobbiamo essere, non sapendo che siamo degli attori, potremmo benissimo recitare, invece no, ci considerano dei cuochi.